Oggi parleremo di una splendida opera scultorea della sezione romana del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Quello che vedete a fianco a me è un monumentale sarcofago in marmo, purtroppo estremamente frammentario. Sulla cassa è possibile notare una intricata scena di battaglia. Sulla sinistra sono rappresentate delle navi, sulle quali sono posti dei guerrieri, armati con elmo, armatura e scudo. Di fronte a loro, un groviglio di corpi si intreccia appunto in un'intricata battaglia. Ai lati della cassa, due cariatidi sostengono la cornice superiore, anch'essa ornata con ovuli e con motivi vegetali. Al di sopra della cassa vi è il coperchio, che è anche questo decorato con il defunto. Il defunto è rappresentato recumbente sulla cline, cioè sul letto, vestito di tunica e mantello. Il sarcofago, rinvenuto nella città vecchia di Taranto, corrispondente all'antica Acropoli, in prossimità di via di mezzo, angolo via Madonna della Pace, è uno dei pochi esemplari di sarcofagi romani in marmo. Le sue caratteristiche tecniche permettono di individuare il luogo di produzione e persino la bottega nella quale fu prodotto. Infatti, il sarcofago è stato prodotto ad Atene e rientra tra i sarcofagi attici prodotti tra il II e il III secolo d.C. La scena rappresentata sulla cassa del sarcofago non è una comune scena di battaglia, ma è tratta dal libro XV e dal libro XVI dell'Iliade. In questo momento la guerra tra Achei e Troiani si era spostata sulla spiaggia, laddove erano portate in secco le navi achee. Il momento della battaglia prelude a quello che poi sarà la funesta morte di Patroclo, che alla guida dei Mirmidoni aveva affrontato Ettore proprio in prossimità delle navi achee. Potete ammirare questo splendido sarcofago nella sala 24esima del Museo Archeologico Nazionale di Taranto al primo piano.